sedano, carota, cipolla, aglio, basilico. Dai, questo è il tuo posto, vai, inizia. Puoi dare mezzo chilo di arrosto? Tra un'ora circa anche voi, clienti del centro commerciale Coop di Montecatini, potrete assaggiare queste primizie preparate dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Montecatini. Vi ricordo che questa iniziativa, questo cooking show, fa parte dell'evento Componiamo, ideato da Unicoop Firenze. Nei mesi di aprile e maggio proprio Unicoop Firenze lancia una grande campagna di ascolto delle ricette popolari della tradizione toscana, e a prepararle ci sono, come in questo caso, i ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Montecatini Terme. E vi ricordo anche che queste ricette sono le vostre ricette, le ricette dei soci Coop. C'è tempo per inviare la vostra ricetta fino al 31 maggio, quindi affrettatevi, un evento unico questo Componiamo, questo progetto unico nel suo genere, ideato da Unicoop Firenze. Come si prepara questo bollito alla pistoiese? Preparando il trito, che insieme al sedano, le carote e la cipolla va a comporre la base per il lesso alla pistoiese. Adesso sto friggendo comunque il battuto di sedano, cipolla e carote insieme alla pancetta. Tra pochino andrò ad aggiungere il lesso insieme ai funghi per poi sfumarlo con il vino rosso. Limone, lo zucchero con le uova, tutto insieme e così. Intanto le nostre telecamere ci stanno anche facendo vedere come i nostri amici dell'Istituto Alberghiero stanno preparando queste primizie toscane, e noi chiediamo a Lorenzo: Lorenzo, come mai hai coperto la carne? Beh, perché comunque all'interno rimanga il vapore, ricircolino comunque tutti i succhi e non vadano dispersi, la carne si ammorbidisce, passa all'incirca 10 minuti prima di inserire comunque il pomodoro e poi andremo a ricoprire e farla cuocere per un'oretta. Questo buonissimo bollito alla pistoiese che il nostro Lorenzo ci sta preparando, quanto manca, Lorenzo, alla preparazione completa di questo piatto? Una ventina di minuti, poi adesso ci siamo ingegnati mentre stavamo aspettando, apportiamo una leggera modifica non al piatto ma all'accompagnamento, quindi farò una cipolla rossa con dello zucchero caramellata che andrà a comporre il piatto, una cipolla dolce. Come si fa a riconoscere se il piatto è pronto oppure no? Ma prima di tutto assaggiare, quindi è la base, sentire non solo perché sia pronto ma anche perché magari potrebbe mancare di sale, potrebbe essere un po' insipido, avere bisogno di qualche aggiustatina. Poi la carne è un fattore essenziale e deve essere molto morbida, friabile, si deve sciogliere in bocca. Ecco, questo è il segreto.